Boom, manca Civita Vecchia di biciclette, vediamo tantissime bici in giro per la città, quindi questa è anche la fortuna per chi le vende, un settore che si è rilanciato a differenza di magari quanto sta accadendo per tante altre realtà. Sì, effettivamente sono successe varie cose per far sì che questo boom della bicicletta sia partito, ecco, dopo un lockdown che ha bloccato un po' tutti quanti dentro casa. E credo che lo slancio che lo Stato ha dato, quindi questo incentivo statale che è molto importante, pari al 60% del valore della bici fino a un limite di 500 euro, è un incentivo che anche ai più lontani di questa disciplina hanno acquistato anche delle biciclette importanti. E ovviamente è un grazie che dico allo Stato perché mi hanno dato la possibilità di lavorare dopo un periodo, 2 mesi di stop a livello economico, che per tutte le attività è stato veramente un periodo molto duro. Sicuramente il fatto di stare 2 mesi dentro casa e tutte le persone avevano necessità di stare all'aria aperta e non c'era possibilità di fare altre discipline sportive tranne camminare e fare qualche escursione dopo il 4 del mese, soltanto andare in bicicletta perché calcio o sport come pallavolo, pallacanestro erano totalmente impossibili da praticare e allora molte persone che hanno una mentalità sportiva si sono avvicinate al ciclismo e questo non soltanto a Civitavecchia ma a livello nazionale ha fatto sì che i magazzini nostri, ma anche dei nostri fornitori, sono arrivati quasi all'esaurimento. Quindi, che dire, spero che questa opportunità possa cambiare l'opinione pubblica. A mio avviso la bicicletta, oltre a un discorso sportivo, è un mezzo che dà la possibilità di socializzare molto, perché al contrario di un motorino, uno può fermarsi quando incontra un amico al bordo della strada e chiacchierare, quindi creare quel qualcosa che può venire soltanto con un'isola pedonale a piedi o con la bicicletta, perché un mezzo a motore ti impone ovviamente delle regole del codice stradale totalmente diverse. E poi anche la nostra aria pulita, perché l'inquinamento a Civitavecchia purtroppo ne abbiamo tanto. Quindi sì, egoisticamente posso dire abbiamo avuto un buon periodo commercialmente parlando, ma spero che sia lo slancio per arrivare a cambiare un'opinione pubblica cittadina, ma soprattutto nazionale. Chi è che viene qui ad acquistare biciclette? Bah, questi giorni la mole di lavoro è stata veramente tanta. Abbiamo visto fin dalle prime ore del giorno sia bambini che persone comunque di media età o anche anziani che hanno usufruito del bonus e che comunque utilizzano giornalmente la bicicletta. Questa cosa spero che, come anticipava Francesco, cambia la mentalità cittadina e nazionale e che comunque molte più persone utilizzano la bicicletta per spostarsi per lavoro o per qualsiasi altro servizio cittadino. È una cosa molto importante sia per noi che siamo negozianti, ma anche per tutto ciò che ne concerne, l'ambiente e tutto ciò.